Ciao tesoro. Ciao mamma. Tutto bene a scuola? Compiti da fare? Studiare tedesco. Sai che ho incontrato il maestro di musica che mi sembra un tipo proprio simpatico. Adesso compriamo la tastiera e puoi iniziare le tue lezioni. Mamma. Cosa c'è tesoro? È importante studiare la musica. Sì, ma non so se mi va ad imparare a suonare il pianoforte. Preferirei fare la scuola di circo. La scuola di circo, tesoro? E da dove viene questa idea? Così, perché mi piace. Lo sai che papà ci tiene che tu impari a suonare il pianoforte. E poi la tastiera ce la regaleranno i nonni, non possiamo deluderli. Ok. Senti, io vado di là che domani ho la consegna e devo finire ancora 2 urli. Tu riposati. Mamma. Dimmi, tesoro. No, niente, buon lavoro. Grazie. Stasera ti chiama papà da Treviso. E riposati, dai. L'unico motivo per cui Luca voleva fare la scuola di circo era Sara. Lei la frequentava da 2 anni e così lui poteva vederla anche fuori dalla scuola. Eh sì, Luca la mummia per la prima volta in vita sua credeva di essere innamorata. Solo che Sara non lo sapeva. Anch'io avevo le mie preferite tra le femmine e Sara era tra queste. Però non riuscivo a capire se ero innamorato o no, perché a volte le trovavo parecchio noiose. Ciao Nicola. No, non posso, devo fare i compiti. Beh sì, sono mezz'ora. No, mi dispiace, oggi non scendo, verrò un'altra volta. Ciao Nicola. Lara, chi era? Niente mamma, era Nicola.